dal 1° luglio praticamente non è intervistabile perché è stato trasferito in malattie infettive e subito dopo in terapia intensiva. E anche nella fase dei colloqui dobbiamo rappresentare una collaborazione ridotta ai minimi termini. Vi faccio un esempio che vale per tutti. Abbiamo chiesto in maniera molto insistita di avere l'elenco delle persone che avevano partecipato a questa famosa cena, la cena del 28, del 27, perché il 27 è sabato, all'esito della quale, dopo finita la cena, il soggetto si presenta in pronto soccorso. Abbiamo un elenco di 20 nomi, quando sappiamo con ragionevole certezza che gli invitati erano più di 100. E su un atteggiamento che, se non reticente, quantomeno è sicuramente incompleto e poco collaborativo. Noi oggi abbiamo presentato in procura una segnalazione perché ravvisiamo i profili per una colpevolezza da parte di questa persona che partono dalla mancata collaborazione con le autorità sanitarie fino al rischio di provocare epidemia nella popolazione consapevole di essere portatore di un contagio.